Lamezia, azienda, oddio, Statti mi sembra, poi sarò più preciso, lunedì 28 maggio è in corso il progetto, la manifestazione finale del progetto Rural for Kids, qui a Lamezia, in questa splendida azienda agricola. Ci sono 5 scuole, una per ogni provincia, e per quanto riguarda Crotone c'è l'Istituto Ernesto Codignola che in questo momento sta presentando i propri lavori e lo stanno facendo come sottofondo una musica della canzone Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Questa prima fase della presentazione della scuola Codignola diretta dalla dirigente Giuseppina Padovano, che per impegni di lavoro non è potuta essere qui con i suoi ragazzi, ma che è degnamente rappresentata dalle maestre, tutte molto, molto attive. Sono quasi 70 ragazzi che sono arrivati da Crotone grazie a 2 pullman messe a disposizione dalla Regione Calabria, perché il progetto messo in cantiere dal Ministero da Roma e poi stato preso in consegna dalle varie regioni, e per la regione Calabria se ne stanno occupando appunto qui in questa manifestazione finale. È stato, come dire, il responsabile regionale il dottor Nicolai, mentre per il ministero da Roma è arrivata la dottoressa Valentina Longo, tra l'altro molto attiva, mi fa concorrenza visto che è già in rete, ha già postato foto e messaggi vari su questa manifestazione. Questi con la maglietta gialla, i ragazzi della Codignola di Scandale. Grazie. Gocciolina si sentiva sola nel mare, aveva un po' caduto
questo è l'inizio della recita preparata dalla classe terza D dell'Istituto Codignola, che stanno rappresentando qui a Lamezia a questa giornata conclusiva del progetto Rural for Kids. Sicuramente una grandissima manifestazione, un modo per insegnare, sono quasi 300 i bambini presenti da tutta la Calabria qui a Lamezia, dicevo, per insegnare ai bambini di quanto sia importante l'ambiente, la natura, rispettarlo e cercare di avere di qui al futuro un mondo migliore. Vediamo che succede, tutta una sorpresa anche per me. E adesso viene avanti un'altra classe. Che classe siete, ragazzi? Ma guarda, cosa ci portate di bello? Ah, noi portiamo e dei cartelloni che abbiamo fatto in classe, che riguardano sempre l'energia alternativa, il clima e la biodiversità. C'è qualcuno di voi che ce ne vuole raccontare, declamare una di poesia? Sempre te? Se io mi presento, di solito, così fastidiosa. Allora, vieni qua. Allora, sei pronta? Come si intitola questa poesia? L'energia. L'energia, perfetto. Vai. Camminando, camminando, correndo, correndo, mi sono accorta che il mondo è illuminato e quindi ha bisogno dell'energia alternativa. L'energia deriva dal calore del sole, dalla forza del vento, dalle limpide acque del mare. L'energia alternativa serve sia per la vita dell'uomo che per la terra. Acqua dolce ha, che rinfresca i nostri corpi, che dissetta le nostre anime, che piove nel cielo celeste. Acqua che scorre dagli uccelli, e annaffi le verde e venta, gli alberi maestosi e i fiori colorati. L'acqua è un bene prezioso, più dell'oro e dell'argento, ma differenza.